Grazie a te, anche stasera siamo insieme e condividiamo una porzione della parola del Signore e mettici un po' di attenzione, vedrai che la parola del Signore ti parla. Allora crea già direttamente dentro di te, dove sei tu, un rapporto diretto col Signore, cioè ti devi rivolgere a Lui. Noi siamo insieme, non è che io ho qualcosa. Noi condividiamo insieme la parola del Signore perché mentre la leggiamo insieme, mentre la condividiamo, ci arricchiamo. Stiamo come in un'atmosfera dove le altre cose passano in seconda, terza, quarta e quinta fila ed alcune non li vediamo mai più, perché quando ci dà delle risposte il Signore cambia molte cose. È meglio sempre Parlarne prima col Signore, stare un poco col Signore, leggere la Sua parola e poi tante cose ti accorgi che il Signore ti ha dato già la risposta e non hai più bisogno della domanda. E eh, qualche volta succede che qualcuno dice prima del culto, fratello Pastò ti devo chiedere qualcosa, dico vabbè adesso però facciamo prima il culto, dopo ne parliamo. E dopo dico, sorella, frate, tu mi avevi detto che mi volevi dire qualcosa. Dici, frate, il, so, il Signore mi ha dato la risposta oggi stesso, perché il Signore pesca nella Sua parola quelle cose che ci servono e di conseguenza porta un concetto chiaro al nostro cuore, che è la risposta che noi avevamo bisogno. Ma soprattutto la Chiesa serve per questo. Quando andiamo in chiesa, quando ci mettiamo insieme, quando andiamo al Signore, e non, non è che abbiamo bisogno poi di andare pure dal mago per sapere la verità. Si pare che eh, con questo sistema di religiosità bella e artificiale, artificiosa, e di, di, che ci porta fuori dalla strada della verità, Pare che dopo che abbiamo chiesto al Signore o che siamo stati col Signore o siamo stati insieme con i fratelli, dobbiamo poi uscire e andare a pagare qualcosa che, per dirci qualche, qualche indovinello giusto per cacciare una cosa di soldi. Dio ci deve aiutare. Quando noi andiamo al Signore, il Signore ci parla, quando andiamo col cuore, impariamo a presentare le nostre... E facciamo le nostre cose, i nostri pesi, i nostri bisogni, i nostri desideri al Signore. Poi vedi come, quando arrivi così, ti posso assicurare che io ho avuto sempre delle grandi difficoltà, dei grandi problemi. Ma quando sono andato nella casa del Signore, quando sono andato al Signore, mi ha dato sempre la strategia giusta da muovermi, che molte volte era in netto contrasto. Con tutti i consulenti di quel che facevo perché ciò che mi dà il Signore e sfonda bene. Quante volte l'ho vissuto. I consulenti dicevano vabbè, però poi ti crea il problema, sai, con quella eh, tattica di volerti convincere, dicono no, facciamo così, non vi preoccupate, perché nel mio cuore il Signore aveva messo già la risposta e noi dobbiamo imparare ad attenderci le risposte dal Signore. Quando siamo in dubbio fermiamoci. Tutto ciò che non è fede, dice la parola del Signore, non viene dalla fede, è peccato. Che vuol dire? Vuol dire che se noi intraprendiamo una cosa che abbiamo l'incertezza è meglio fermarsi. Perché è come entrare in una strada che poi la puoi trovare chiusa. Ma se hai un, un bel carico, dopo per girare il mezzo che hai, fai fatica. Immaginate con una motrice il rimorchio in una strada stretta che la trovi chiusa davanti, il rimorchio che si gira come vuole lui quando torni indietro e allora eh, stai lì mezza giornata a perdere tempo, anziché perdere tempo è meglio fermarsi e chiedere informazioni. Beh, leggiamo insieme nella parola del Signore, predisponiamo i nostri cuori e come sempre mentre leggiamo la sua parola insieme spostiamo il nostro cuore un po' più in alto verso il trono della grazia di Dio per dire Signore parlami, Signore confermami, Signore dammi la risposta perché tu hai un grosso bagaglio dentro, ci manca qualche pezzo, vedrai che il Signore ti va a impostare proprio quel pezzo che ci manca per completare il quadro che ti serve stasera. Lui lo fa in un modo speciale. Mettiamoci un po' di cuore, un po' di ricerca spirituale, cioè voglio dire eleviamo il nostro cuore per aspettarci la risposta. Molte volte andiamo dalle persone con quella certezza che pare che ha la risposta. Andiamo al Signore allo stesso modo e vedrai come il Signore ti parla direttamente al cuore. Va bene? Tu puoi fare pace con Dio. Se ti senti lontano da Dio, c'è sempre un metodo come tornare a Dio, come vivere in armonia, come sentire di nuovo la sua presenza, come avvicinarci a Lui. Perché noi abbiamo il nostro nemico che fa presa sulla nostra mente e sulla nostra carne, che molte volte ci fa vedere che Dio, perché abbiamo sbagliato, chissà come ci vede, non ci accetta. Sta arrabbiato con noi, tutte queste cose. Noi quando andiamo con tutto il cuore, lui è sempre predisposto. Dio è un Dio di amore. Non è che fa così e cos'ha. Dio ci aiuta quando andiamo nel modo giusto, con il cuore e sincero. Lui ci abbraccia. E facciamoci abbracciare stasera. Preparate a ricevere un grande abbraccio da Dio, mentre siamo insieme nella sua presenza tu puoi fare pace con Dio cos'è che ci separa da Dio il peccato ci separa da Dio fa come un muro una separazione il, i nostri errori ci separano dal Signore guardiamo in Romani 6 23 cosa ci dice la parola del Signore ci dice che il salario del peccato e la morte, cioè i nostri errori meritano la morte, non la morte e distruzione, ma la separazione da Dio, perché Dio, essendo puro, non preferisce restare con noi nell'impurità. Abbiamo bisogno di un lavacro, di essere lavati e poi possiamo entrare. E lui ha pagato il prezzo per questo. Il detergente che ci vuole ci ha pensato lui. Poiché il salario del peccato è la morte, ma Dio fa un'altra cosa. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Quello che merita il peccato è la separazione da Dio. Ma Dio ha provveduto un dono per darci la vita in Cristo Gesù nostro Signore. È proprio espresso bene. È chiaro per noi, giusto? Se seguiamo le istruzioni nella parola del Signore, in Giovanni 1:29, troviamo che viene presentato un grande personaggio che è venuto per rimuovere il peccato, per, farci, per abbattere il muro di separazione. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva a lui e disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Cioè, quando più peccato c'è nel mondo, il figlio di Dio, l'agnello purissimo per così dire, colui che non ha commesso peccato si è sostituito a noi peccatori e ci ha dato il suo manto. Si è tolto la vita per darci il manto, è come se l'agnello fosse tolto la pelle per fare un giaccone a noi e lui è restato così spelato, morto. È un bel giubbotto di pelle e Dio ci deve aiutare. Gesù ha fatto proprio qualcosa di questo genere nel campo spirituale. Noi però dobbiamo esercitare la fede per far diventare nostro quello che lui ha fatto per noi, perciò si chiama un cammino di fede. Noi dobbiamo esercitare fede in quello che Dio dice, perché se Dio dice che siamo peccatori e Dio dice che ci ha salvati e ha trovato il mezzo, come crediamo l'uno dobbiamo credere l'altro, perché è la stessa parola. Un poco come uno che leggeva il Vangelo diceva con la moglie: Guarda come parla questo libro, qua siamo tutti perduti, qua siamo tutti perduti perché realmente non riusciamo ad aderire. Poi, man mano che lo leggeva, arrivò dove c'era la presentazione della salvezza. però questo libro dice che possiamo essere salvati. Dio, che da una parte dice la verità, continua a dire la verità che lui ha provveduto. E noi dobbiamo esercitare la fede in quello che ha fatto lui. Dobbiamo esercitare la fede che Dio dice, il Messia venne per pagare il prezzo. Leggiamolo insieme, 2000, detto 2700 anni fa, fatto per nostro favore 2000 anni fa. Gesù Cristo, Isaia 53, 4. E 5. Partiamo da un concetto chiaro. Dio lo aveva anticipato per non essere una sorpresa perché se arrivava così all'improvviso, ma è uscito uno di Nazareth ha detto, mentre Dio ha dato centinaia e centinaia di profezie prima che fosse venuto, in modo che non era una sorpresa come, oh sai è apparso un uomo, poi non c'è più, no. Dalla Genesi fino all'Apocalisse si parla di lui. Allora è un progetto divino che tutti prima che fosse venuto lo sapevano e dopo che è venuto lo sappiamo, non può sfuggire. E non di meno erano le nostre malattie, Parla, parliamo anche di guarigione, che lui ci vuole guarire, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Noi lo reputevamo colpito, battuto da Dio ed umiliato, ma verso 5 ci dice che... Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione, abbiamo avuto liberazione, abbiamo avuto pace con Dio, siamo stati riconciliati. Ha fatto un'opera grande, ha fatto tutto quello che ci voleva pagato il prezzo completo. Il pagato fatto da Gesù, cioè che ha messo un timbro sulla nostra bolletta, sulla nostra fattura, pagato, l'ha messo di suo proprio pugno e l'ha firmato col suo proprio sangue. Pagato fatto da Gesù permette a Dio di vivere in noi. Ritornata la comunione che avevamo perduto nell'Eden quando fu messo fuori per non avere più comunione con Dio. Guardiamo in Geremia 17, 9 come ci descrive che siamo noi. Noi siamo molto cattivi. Il cuore. È ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Diciamo che se noi guardiamo bene addentro nella nostra vita e vogliamo essere sinceri, dobbiamo dire certe volte a noi stessi guarda, Catà, tu mi fai proprio vergogna come pensi, perché certe volte se lasciamo correre quello che evolve dentro di noi e vogliamo essere sinceri, veramente ci fa vergogna come il nostro cuore. È insaziabile, è ingannevole, è insanabilmente maligno. Sì. Ho pensato qualche volta che se noi che camminiamo avessimo sulla nostra fronte come quegli autobus che incontriamo che dicono dove vanno, il viaggio che fanno e c'è scritto tutto dove vanno. Se noi avessimo sulla nostra fronte un leggio che passano le parole di quello che pensiamo, secondo me dovremmo tutti comprare un grande burca, dovremmo restare solo con gli occhi fuori, come i musulmani, come quelli dell'Africa, perché ci vergogneremo di stare nell'ambiente dove ci troviamo noi dobbiamo essere sinceri quando parliamo noi, noi vogliamo far credere che è, ma solo Dio lo sa infatti è una verità che la dichiara Dio e quello che dice Dio non sfugge ci rifletti e poi vedi il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa è insanabilmente maligno chi lo conoscerà il nostro intimo, cioè quello che noi pensiamo, quello che noi sentiamo, i sensori della nostra coscienza, come agiamo, diciamo che per chiarire un poco meglio, leggiamo i Proverbi, capitolo 4, verso 23, ci aiuta ad avere una descrizione quando diciamo il cuore, non è il cuore che batte, ma è il nostro essere. La nostra coscienza, il nostro modo. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso procedono le sorgenti della vita. Diciamo che il cuore è dove si generano tutti i sentimenti, ma che se non sono stati innestati dal Signore Gesù Cristo, producono, come lo descrive bene nella Genesi, quando Dio perse la pazienza e notava che l'uomo dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina, progettava solo male, non dormiva per... finché Dio si stancò e disse mi sono pendito di fare l'uomo, ma voglio ricominciare da capo. Una generazione nuova disse a noi fai un arco, tutti quelli che vedi non li vedrai più, voglio rinnovare la razza come dire, Dio ci deve aiutare. La sorgente, la mente, le emozioni, Dio vuole fare un trapianto, trapianto soprannaturale e lo dichiara nella sua parola. La parola sua ci aiuta a comprendere cosa ha fatto, cosa ha fatto per noi, cosa dobbiamo fare noi e come riavvicinare le parti. Leggiamo in Ezechiele capitolo 36 verso 26. Queste informazioni ci aiutano per prendere decisioni. E vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Vedi, parla con molta chiarezza. Ormai da rifarlo non c'è più possibilità. La religione artificiale senza la nuova nascita. Ci ha provato, ma non cambia nulla. I religiosi non ci riescono. Tutte le religioni di questo mondo non riescono a migliorare l'uomo. Lo aggiustano un poco fuori, ma dentro non cambia manco se ci mettiamo a piangere, da che nasciamo fino a che moriamo. Ha bisogno di un innesto. È come la vite selvaggia. Non porterà mai uva se non viene innestata. E vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Tornerò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Grazie Signore. E dice esattamente quello che dice Gesù, il figlio di Dio, che viene per confermare la legge e i profeti. Tutto quello che è stato detto prima. Gesù ha detto: Io non sono venuto per abolire la legge, sono venuto per adempierla per voi, cioè io l'ho adempita per te. Quello che tu non sei riuscito a fare, l'ho fatto per te perché ho capito che tu hai bisogno della grazia. La legge non la riesci a sostenere. Come possiamo avere pace se non abbiamo un nuovo cuore? E un nuovo spirito, perché abbiamo bisogno di un nuovo cuore e un nuovo spirito. Gesù, su questo punto, ha parlato con uno dei grandi del suo tempo. Nicodemo, il grande maestro della legge di Dio, che conoscevano minimo a memoria i primi cinque libri della Bibbia, gli israeliti nei tempi passati. La maggioranza di loro, i primi cinque libri della Bibbia, li sapevano a memoria, quella era la loro catechesi che facevano nel Tempio e nelle sinagoghe. Gesù nel capitolo 3 di Giovanni, nel verso 3, ci dà un'informazione finale di tutto. Gesù risponde e dice. In verità, in verità, Gesù spesso dice in verità, in verità, cioè quando Gesù dice in verità, in verità, è la verità assoluta che non ci sono dubbi o, oppure forse si è sbagliato, forse no. Gesù quando dice in verità, in verità, lui è già la verità personificata. In verità, in verità, io ti dico, e lo dice a me e a te stasera, che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Se andiamo più avanti, possiamo anche trovare: se non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Vedi se lo trovi il prossimo verso che vuol dire di acqua e di spirito? Giovanni Battista battezzava al ravvedimento, ciò vuol dire che veniva battezzato nell'acqua al ravvedimento e poi. Veniva la nuova nascita, ravvedimento e fede nel Signore Gesù Cristo di quello che gli ha fatto per noi, perciò bisogna esercitare la fede. La domanda è: noi una volta che abbiamo compreso, la domanda si pone da sé perché un giorno Gesù passava vicino ad un paralitico. E questo paralitico cosa fece? Ecco, Gesù dice, Gesù rispose, in verità, in verità, io ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Prima non lo possiamo vedere, poi non possiamo entrare. I misteri del regno di Dio ci sono nascosti. C'è un velo sopra, non lo vediamo. Dio deve togliere il velo, come se avessimo gli occhi... Appannati, non, non vediamo. Allora, un giorno Gesù passò vicino a un paralitico e questo andava lì da 40 anni e Gesù gli chiese, ma tu vuoi essere guarito? Lui portava tutte le sue scusanti perché non aveva potuto essere guarito, ma Gesù gli chiedeva, ma tu vuoi essere guarito? Lui gli diceva... Vengo qua, io non mi posso muovere. Mi portano qua quando scende l'angelo che si Le acque, io non mi posso muovere. Ci scende sempre un altro prima di me. Ma comunque, io sono 40 anni che vengo qui e non posso perché non mi posso muovere. Gesù gli chiedeva, Ma tu vuoi essere guarito? E non sapeva con chi aveva a che fare. A furia di spiegare le sue impossibilità, però, Gesù gli disse: Vai, prendi il tuo lettuccio. E vattene a casa. A quel punto, nella parola che Gesù rilasciò, egli prese il lettuccio e si dimenticò che non poteva prendere il lettuccio. Dove era stato sopra per 40 anni, cambiarono il pagliariccio, lo chiameremo noi oggi, il letto fatto così, che lo aveva tenuto per tanti anni, adesso stavolta è il letto che passa su di lui e se ne va a casa. Con Gesù. Cambia tutto, però lui ci pone la domanda e ce la pone pure stasera. Una domanda importante che nessuno può rispondere al mio posto e nessuno può rispondere per te. Le, guardiamo insieme. La domanda è questa, che vogliamo, abbiamo capito. Gesù ci chiede, mo, met, vediamo la domanda. La domanda dice, ma lo vuoi questo trapianto soprannaturale? Questo è il punto. Lo vogliamo perché noi ci troviamo di fronte a chi tutto gli è possibile. Però la domanda nostra, la, la, la domanda che il Signore ci fa come al paralitico, ma tu lo vuoi o non lo vuoi? Stasera il Signore ti chiede, ma tu lo vuoi questo trapianto soprannaturale? O vuoi restare così rattoppato che non si capisce niente? Domanda, vuoi questo trapianto soprannaturale nella tua vita? Adesso io parlo con te, il Signore ci deve aiutare. Mettiglielo ogni tanto pure dall'altra parte, mentre parlo io. Eh? Bravo. Vuoi questo trapianto soprannaturale? Fratello, la domanda... Come se te la ponesse Gesù, te la pone Lui. Vuoi avere un incontro con Dio? Punto interrogativo. Gesù chiedeva al paralitico: ma tu vuoi? Perché lui ha la possibilità, perché è lui che ha pagato il prezzo e ti vuole offrire e ti offre in dono quello che lui ha già pagato. Dio ci deve aiutare. Quando parliamo di salvezza per grazia, in dono da Dio, il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Abbiamo letto prima, noi abbiamo peccato e merita la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ora Gesù passa davanti alla tua coscienza, davanti alla mia coscienza e dice, lo vuoi questo trapianto soprannaturale che hai capito stasera di che parliamo? Vuoi avere un incontro con Dio? Ora che abbiamo un rapporto diretto con il Signore, la risposta gliela devi dare direttamente al Signore. È come dire: Signore, io so che tutto puoi. Questa sera voglio questo trapianto nel mio essere, nella mia vita. Voglio, Signore. Sì, lo voglio. Il Signore ci deve aiutare. Il, la nostra confessione è come quando ci sposiamo. Non è che quando diciamo quel sì cambia tutto, però è l'inizio e poi godiamo di tutto quello che è il matrimonio che abbiamo fatto. L'altra domanda, e ancora non ci siamo fermati, guardiamo la prossima domanda. Vuoi avere un cuore che è sensibile? Perché Dio dice che ci dà un cuore nuovo, ci toglie il cuore di pietra e ci mette il cuore di carne. Vuoi avere un cuore che è sensibile a un Dio che teneramente ti ama? La risposta ce l'hai tu, la devi dare tu al Signore. Sei pronto ad essere riconciliato con Dio, riconciliata con Dio? Ecco, questi incontri che noi abbiamo serve per dare le risposte direttamente al Signore. Io non la posso dare per te, tu non la puoi dare per me. Sono domande che ci fa il Signore per dire, ora che hai capito, ma vuoi questa, questo cambiamento? Che io sono pronto a farlo. Sei pronto ad essere riconciliato con Dio? il signore fa comprendere che lui ha già pagato, è stato lui che ha fatto tutto. Noi ha fatto la sua parte, ora dobbiamo aderire a quello che ha fatto lui. Guardiamo in Romani 10:9 che cosa ci dice la parola del signore. Perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Facile. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, come dire: Signore, io voglio che tu devi essere il mio Signore, il padrone, lo confesso. Lo ripeto, lo dico, lo credo col cuore e credo che tu sei risuscitato dai morti. Io lo credo, Signore. La confessione orale che cosa è? Dichiara, conferma e sigilla nel cuore quel che noi crediamo. È importante. Noi dobbiamo confessare che lo vogliamo ad alta voce, lo dobbiamo dire. Se con la bocca non basta col cuore, se con la bocca avrai confessato e avrai creduto col cuore, o oh, a questo punto la porta è aperta e la nostra parte, lui ha fatto tutto e l'abbiamo capito bene, ora noi dobbiamo dire sì Signore, vuoi dire sì Signore? Sì Signore, io ti confesso come mio Signore e Salvatore. Io credo col cuore che tu sei risuscitato dai morti e io voglio essere salvato da te. Tu hai già pagato il prezzo e questa sera mi offri la salvezza in dono. Gloria a te, Signore. Guardiamo nel verso 13 dello stesso capitolo che cosa ci dice. Poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, per completare la salvezza, noi lo dobbiamo invocare personalmente, Dio ci deve aiutare. Invocare il Signore che cosa vuol dire? Vuol dire: Signore, sì, ti voglio, aderisco, accetto, te lo dico con tutto il cuore, diglielo ad alta voce, diciamoglielo ad alta voce. Signore, io invoco il tuo nome questa sera perché io voglio fare un patto con te, voglio cominciare un cammino con te, ti voglio dire sì stasera, Signore. Voglio iniziare con un sì, anche se non cambia niente, però quello che è importante davanti all'universo e davanti a Dio è la tua e la mia decisione, perché con la bocca confessiamo e col cuore crediamo, la bocca conferma ciò che il cuore crede e sarai salvato. La salvezza è un dono di Dio, non dobbiamo fare grandi cose. Dio ha fatto il primo passo, ora è il tuo turno. C'è il nostro turno, le due, le due parte, i due che partecipano, c'è il turno di accordarsi. Anche se non senti niente, questo passo è importante. È basato sulla tua decisione. Le esperienze le fai man mano che leggi, preghi e segui il Signore. Cioè tu quando dici sì sull'altare che ti sposi, non è che là succede tutto. Al massimo un bacetto ti dà. Però il matrimonio viene consumato man mano e allora tu conosci tutto quello che non hai conosciuto prima. Diciamo così adesso, perché adesso pare che già convivono prima. Dio ci deve aiutare. Ora, la tua decisione, la mia decisione, è l'inizio di un cammino nuovo con Dio. Mm. È importante, è basato sulla tua decisione. Le esperienze le fai man mano che leggi, preghi e segui quello che Dio ti propone oggi. È l'inizio di un cammino con il Signore. In Deuteronomio 30, 19 e 20 leggiamo insieme le promesse del Signore di Dio ab eterno che non è quello che come adesso vanno di moda una volta usando una volta nato, il Signore ci deve aiutare. Anche quando parliamo della Bibbia, il Signore ci deve aiutare. Quando parliamo della Bibbia molte volte no, diciamo che ci dobbiamo unire. E Gesù dice che ha fatto cadere il muro di separazione per unirci, per unire tutti i popoli insieme rinati dallo Spirito Santo. E noi sapete che facciamo? Diciamo io sono battista, io sono evangelista, io sono cattolico. Ma quando Gesù pregava e diceva, Padre, fa che siano uno come siamo noi, ma mica c'erano i cattolici e i evangelisti, <ride> mica c'erano i metodisti. Noi certe volte siamo un poco sciocchi quando parliamo. Una volta una sorella, il pastore ha detto fratelli dobbiamo cambiare la versione della Bibbia, quella di Odati. Diodati è Giovanni Diodati che la tradusse intorno al 1500. e Era una Bibbia che era un po' antiquata col modo di parlare. Il pastore voleva rinnovare la Bibbia. Per parlare un po' con un linguaggio più moderno, una sorella si alza e dice fratello, io non la cambio la mia Bibbia, perché se andava bene per San Paolo va bene anche per me. Cioè, in parole diverse, se Diodati l'ha tradotta nel 1500, la Bibbia di Diodati non c'era quando c'era San Paolo, ma anzi, il Nuovo Testamento lo ha scritto buona parte San Paolo. Perciò noi certe volte l'ignoranza è una brutta cosa e Dio dice che per mancanza di conoscenza il suo popolo perisce. Perciò quando poi affrontiamo certi argomenti dobbiamo essere più sensibili, non a voler pensare che ci dobbiamo unire e fare una sola religione, dobbiamo essere uniti in Cristo perché quando Gesù parla c'erano solo due popoli. Popolo giudeo e i gentili, ma Gesù superava tutti e due quelli perché voleva fare e vuole fare un solo popolo in Cristo di natura spirituale. Ebbene, ora torniamo alla decisione che noi stiamo prendendo, che tu prendi stasera. La doma le domande sono queste: vuoi questo trapianto? Domanda, vuoi questo trapianto soprannaturale? Vuoi avere un incontro con Dio? Vuoi avere un cuore che è sensibile a un Dio che teneramente ti ama? Sei pronto di essere riconciliato con Dio? Dio dice nella sua parola, in Deuteronomio 30, 19 dice, io prendo oggi a testimoni contro a voi il cielo e la terra, vedi, è come un giuramento che noi facciamo, un patto che facciamo col Signore, come quando il sacerdote legge, prima di metterci insieme, stasera facciamo un matrimonio con il Signore. Io prendo oggi a testimoni contro a voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita onde tu viva, tu e la tua progenie. Questo è l'impegno che noi prendiamo per camminare con il Signore. Amando l'Eterno, il tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti stretto a lui, poiché egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni, affinché tu possa abitare sul suolo che l'Eterno giurò di dare ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe. È un impegno che prendiamo. Quando noi prendiamo questo impegno, è facile che non sentiamo più di tanto, ma è un inizio di un cammino con Dio. Io ti ripeto stasera: vuoi fare questo passo di fede? Vuoi darti al Signore stasera? Vuoi questo trapianto che abbiamo letto prima? Che io vi darò un cuore nuovo, un cuore di carne e non di pietra. Vuoi avere un incontro con Dio questa sera? Vuoi avere un cuore che è sensibile a un Dio che teneramente ti ama? Sei pronto ad essere riconciliato con Dio? È qui la partenza, è l'ora della decisione, la nostra decisione conta davanti a tutto l'universo perché Egli ci ha fatto liberi di scegliere. Ciò vuol dire che tu stai scegliendo stasera di iniziare un cammino con Dio e Dio ti vuole benedire. Hai scelto la vita con Dio. Chiedi che sei pentito di avere peccato, di avere sbagliato. È giusto che glielo diciamo. Invochiamo il sangue di Gesù Cristo che ci purifica. Perché il sangue di Gesù Cristo è quello che ci purifica. Abbiamo compreso che ha pagato tutto. Ma abbiamo bisogno di invocare il suo sangue sulla nostra vita perché ci purifichi. La sua parola dice in 1 Giovanni capitolo 1 verso 7. La parola del Signore ci porta la salvezza sul piatto, su un piatto d'argento. Ma se camminiamo nella luce, come abbiamo cominciato a camminare ora, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù, suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. Questa sera. È tu che lo cerchi con tutto il cuore, invochi il sangue di Cristo su di te, egli ti purifica e cominci un cammino pulito, ah, leggero, col Signore. Egli ti ha messo davanti la vita, la vita e la morte. Tu hai scelto la vita, ha scelto Gesù. Dio non vede più i tuoi vecchi peccati, sei perdonato. C'è un altro verso che dice che quanto è lontano il levante dal ponente, tanto egli ha allontanato i nostri peccati da noi. Cercalo Matteo, quando è, levante, quando è lontano il levante dal ponente. Gloria al Signore. Dio allontana i peccati da te, non te li fa sentire più, perché il suo sangue purifica da ogni peccato. L'hai trovato? Quando è lontano il levante dal ponente, tanto ha Egli allontanato da noi le nostre trasgressioni. Le ha prese e le ha buttate in fondo al mare. Matteo cerca quel verso, le, le nostre iniquità le ha buttate in fondo al mare. Gloria al Signore. Dio è un grande Dio. Quando perdona, non ce lo ripete più. Egli ci abbraccia, ci accoglie e fa festa perché dice per un peccatore che si ravvede. Ci sarà una grande festa, fanno festa gli angeli nel cielo. Stasera questa tua decisione sta, fa, sta facendo festeggiare tutto il cielo perché sei stato recuperato, sei stato abbracciato. Il Signore è grande. Dio non vede più, l'hai trovato? Ha buttato in fondo al mare. Una volta c'era un credente che leggeva il Vangelo da un dentista, da un dottore, e lo dava a Dio leggendo l'Evangelo. E il dottore non, non lo voleva sentire e gli diede un, 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 un Atlante dove c'erano le profondità del mare. E mentre stava così, stupendente comincia a lodare Dio un'altra volta. Esce il dottore e dice: Ma scusa, ma questo non è il Vangelo, perché, perché lodi il Signore così non ti fermi? Ma sei spostato, dice, dottore, come faccio a non lodare Dio? Perché io ho trovato qua su questo atlante che Dio ha buttato i miei peccati in fondo al mare, dice la parola del Signore. Però io ho visto le profondità del mare, sa che penso che prima che tornano a galla io non ci sono più. Egli tornerà e avrà pietà di noi. Si metterà sotto i piedi le nostre iniquità e getterà nel fondo del mare tutti i nostri peccati. Bravo Matteo, Dio ci deve aiutare. Gloria al Signore. La salvezza egli ce la porta su un piatto di argento. Vogliamo pregare stasera. Voi, fa, vogliamo fare una preghiera insieme. La fai ad alta voce. Preghiamo insieme ad alta voce. Con tutto il cuore. Stasera facciamo una preghiera corta, ma è una preghiera che comincia e non ti fermi più. Perché se tu hai seguito col cuore quello che stiamo dicendo, tu questa sera hai accettato la salvezza di Dio gratuita sulla base della sua parola che nessuno può dire che, 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 che ci sono cose che non è la tua decisione. Preghiamo il Signore insieme. Padre Dio, prega insieme con me. Io sono un peccatore e perdona i miei peccati, diglielo col cuore, diglielo ad alta voce. Io credo che Gesù morì per me e per il suo sangue sono perdonato. Tu, oh Gesù, non ricordi più i miei peccati e ti chiedo di vivere in me. Dammi un cuore nuovo, prendi la mia vita nelle tue mani e fa che io faccia di te il Signore della mia vita. Gloria al Signore. Tu questa sera con questa decisione che hai preso, questa sera con questa decisione presa col cuore davanti a Dio, a casa tua, è proprio più che la conferma che si fa quando si fa un matrimonio. Questa sera tu hai fatto un patto col Signore, hai cominciato un nuovo cammino col Signore ed Egli ti vede come la persona più cara. Egli ti riempie della Sua presenza e cominci a fare delle esperienze gloriose. Benedetto sia il Signore. Vogliamo cantare un bel canto insieme, un canto che dice rinnovami il 744. Se poi ce l'hai il libretto già a casa, dopo lo canti ancora e chiedendo al Signore di rinnovarti, perché man mano lo Spirito Santo ti rimetterà a nuovo, diventi una nuova creatura. La parola del Signore dice una nuova creazione, un innesto potente che fa lo Spirito Santo sulla base della tua decisione, che la tua decisione è fatta sulla base della parola del Signore, stabilita da Dio. Cantiamo insieme questo canto. Rinnovami Signor Gesù. Gloria al Signore. Ancora insieme il 732, un bel canto che dice Vieni acqua vive riempimi, possa l'acqua dello Spirito Santo riempire il tuo cuore Vieni Spirito Santo e controllami, tutti i miei problemi lascerò a te E cominci un cammino nuovo col Signore stasera Tu solo sei mio Signore e hai cura di me. Gesù, Gesù, vieni nella mia vita. Invochiamolo insieme e ti comincio a fare già i complimenti per questo passo di fede, per questa decisione che hai preso, perché una decisione di questo genere davanti a Dio ha un grande valore. Gli angeli festeggiano per te perché tu ti sei dato al Signore. E hai iniziato stasera, sei entrato nella famiglia di Dio, quella spirituale, che man mano che cammini farai delle scoperte, scoprirai le ricchezze e i misteri del regno di Dio perché Egli ti accompagna con la sua divina presenza. E questa notte dormirai in un modo come non hai mai dormito così felice di aver fatto questo patto con il Signore questa sera. Gloria al Signore, ti benedica Dio tanto tanto. Cantiamo questo canto e poi ringraziamo il Signore insieme. Alleluia. no oh, no oh, oh. solo Alleluia, questa sera hai fatto un patto con la divinità più grande dell'universo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti guida, Gesù Cristo è il tuo Salvatore, Dio d'amore riempie il tuo cuore della Sua presenza. Dio ti benedica. Continua a camminare con Lui, cerca la Sua presenza e la Sua guida, e questo è. Un grande evento, il più grande evento, la più grande storia che tu potrai raccontare: di iniziare un cammino con il Creatore dell'universo, l'essere più grande e più glorioso che esiste e che ti ama più di quanto tu puoi immaginare. Ringraziamo il Signore insieme. Signore, grazie per questo fratello e questa sorella che questa sera. Hanno preso questa santa decisione, accompagnali, parla al loro cuore, incoraggiali tu, Spirito Santo di Dio. Te lo chiediamo e già ti ringraziamo perché sappiamo che tu li ami più di quanto noi possiamo immaginare. Benedicili, ungili con lo Spirito Santo ed accompagnali giorno dopo giorno, momento dopo momento. Per camminare insieme con te. Oh che la tua benedizione si posi su di loro, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo rilasciamo la tua benedizione nel nome potente del Tuo Figlio. E a te, Signore, insieme rendiamo lode, onore e gloria. Alleluia, alleluia, alleluia. Dio ti benedica tanto tanto, pace, ci vediamo domani mattina. Alle 10.30 per la solita visita pastorale e buonanotte col Signore. Egli è la tua compagnia. Quando vai a dormire, quando... Digli ti amo Signore, ti voglio bene. Diglielo con tutta la tenerezza del tuo cuore. Come se ti abbracceresti a lui nel dire Signore io ti amo, io ti ringrazio, ti voglio bene parlagli con tutto il cuore. Vedrai che lo Spirito Santo farà un'opera potente e si servirà di te alla grande in questo nuovo cammino, questa nuova vita che man mano si sviluppa dentro di te, è la vita dello Spirito Santo che ti largisce le sue benedizioni e ti dà luce lungo il sentiero per camminare con lui. Dio ti benedica, pace, a domani mattina e buonanotte. Noi continuiamo a pregare per te e tu ricordati di noi nelle tue preghiere in modo che preghiamo gli uni per gli altri e camminiamo dietro al grande pastore, al sommo pastore, Gesù, il Figlio di Dio, e che con le sue vesti egli ci copre e ci unge e restiamo al riparo sotto la sua glorioso sotto il suo glorioso manto di potere dio ti benedica pace a domani mattina